Mentre dall'altra parte dell'oceano John Kennedy prestava giuramento, accompagnato dalla musica di Bob Dylan, che saliva per la prima volta su un palcoscenico, nel vecchio continente si gettavano le basi per l'Unione Europea, con Berlino spaccata a metà dal muro comunista e il cielo d'Italia oscurato dalla prima eclissi solare totale dell'era moderna. Il 1961 del distretto reggiano modenese sarà ricordato per il fermento dell'industria ceramica. Spuntano come funghi le aziende produttrici di mattonelle, vedono la luce le prime officine meccaniche, impegnate con le loro macchine ad accrescere la produttività e a sostituire nel tempo il pesante e logorante lavoro manuale dei lavoratori. Sulla scia di tale fermento nasceva a Formigine, in quell'anno, l'officina Barbieri e Tarozzi, dapprima impegnata nella saldatura di manufatti metallici, ma presto catturata dal settore ceramico, dove negli anni diventerà uno dei principali player mondiali nella fornitura di impianti completi per l'industria delle piastrelle. Ricordo quando entrammo, per così dire, nel settore ceramico, fui catturato dai grandi numeri, perché prima non c'era un prodotto uguale all'altro. Dopo i 50, i 70, facevi i numeri e potevi attrezzarti per fare delle maschere, campionatori così, delle campionature così. E quello, ricordo bene, fu un momento d'attrazione. E cominciammo su questa base. Come movimentazione iniziamo nella movimentazione dei carrelli, un'opera faticosa, e queste andavano movimentate anche di notte perché il ciclo era di 24 ore, quindi ci specializzammo subito con attrezzatura idraulico per fare questi movimenti. Dopo il movimento delle piastrelle venne in un secondo tempo. Presto nel contesto produttivo ceramico ci si accorge dell'importanza della movimentazione delle piastrelle, dalle presse alle smalterie, da queste ultime alle bocche dei forni, fino alle linee di scelta del prodotto finito. Ed è in questo ambito che la Barbieri e Tarozzi trova il suo spazio e ne diventa presto leader. Questi primi carrelli erano dei bestioni in ferro e refrattario, carico di piastrelle, e andavano spinti. E lì, con dei sistemi idraulici, degli spintori, dei sistemi di accumulo, fu una cosa molto attrattiva. Ecco, se dovessimo fare un confronto tra le macchine prime di allora e quelle di oggi? Guarda l'automobile. Quindi adesso minor consumo, più facile gestibilità e logicamente un risparmio, il lavoro umano, cosiddetta manodopera, direi enorme. Gli anni 70 in Italia sono gli anni di piombo, le lotte operaie e sindacali, le lotte per i diritti civili, e nel distretto della ceramica si moltiplicano i picchetti davanti alle fabbriche e gli scioperi generali. Non per questo l'innovazione tecnologica e le invenzioni di nuove macchine si arrestano, a fronte di un mercato, sia per le piastrelle che per le macchine, sempre più internazionale. Lo dico non con orgoglio, ma con soddisfazione, che la Barbieri Tarozzi in 60 anni non ha mai subito un'ora di sciopero per problemi aziendali. Non vuol dire che si era teneri, ma si cercava di anticipare i problemi dando delle risposte anticipate. Quindi c'è sempre stato un clima aziendale, direi, molto collaborativo. Nella seconda cominciamo a movimentare le piastrelle con gli stoccaggi automatici. Come enfatizzerà in una sua canzone Raff, gli anni 80 saranno ricordati in Italia come gli anni di una ritrovata pace sociale, di benessere generale, di facile accesso al credito, mentre l'Europa si libera del muro di Berlino, ma si trova alle prese con il più grave disastro ambientale provocato dall'esplosione del reattore della centrale di Chernobyl, disastro che cambierà per sempre nel nostro paese le politiche energetiche. Se da una parte il settore ceramico sorride per il boom delle costruzioni,
per l'avvento della monocottura, per l'apertura del mercato americano delle piastrelle e dei cicli rapidi, dall'altra deve fare i primi conti con l'aumento dei costi energetici, esplosi negli ultimi 10 anni. Nella progettazione delle macchine è determinante l'attenzione ai consumi. Ecco, questo lo posso dire quasi con orgoglio, che essendo l'industria ceramica e l'industria energivora, noi subito puntammo su quel tipo di problemi, facendo dei forni molto risparmiosi, per usare un termine improprio, ma molto risparmiosi, e anche macchine con minor consumo energetico. Il tutto condito sempre con maggior automazione sicura, perché a volte fare delle macchine molto sofisticate c'erano problemi di qualità di manodopera, ma macchine amiche dell'uomo. Noi abbiamo lavorato sempre intensamente su questi temi e abbiamo cercato di dare il nostro contributo come gruppo, portando dei risultati direi molto interessanti, sia a livello di riduzione delle emissioni in atmosfera e da parte dei processi termici che caratterizzano la manifattura ceramica, sia da un punto di vista di consumo energetico, quindi di consumo di gas metano per i forni in particolare e di consumo di energia elettrica per molte delle macchine interessate al processo manifatturiero ceramico, in particolare da alcune macchine, per esempio le presse d'alto tonnellaggio. Quindi stiamo parlando di risparmi decisamente consistenti di euro a tonnellato, di euro a normal metro cubo di gas, e sicuramente ha delle riduzioni a doppia cifra con un 3 davanti per le emissioni in atmosfera da parte della macchina termica principale, che è il forno. Negli anni 90 il progresso tecnologico e la vita moderna modificano radicalmente la società e lo stile di vita degli italiani. Se nel decennio scorso l'apparenza costituiva un valore fondamentale, negli anni 90 prevale invece il culto dell'essere e dello stile personale. Gli anni 90 della Barbieri e Tarozzi saranno ricordati per l'inizio delle acquisizioni e per l'ingresso in azienda dei figli Fabio e Marco, quando nel settore ceramico prendono piede il Gres Porcellanato ed entrano i PC a governare gli impianti. Io, e quando ero finito l'università, le posi una domanda: se volevano venire in azienda, loro entrambi dissero che sarebbe piaciuto venire in azienda. Allora le feci fare un percorso 2 anni fuori dall'azienda, perché se entravano col berretto di figli del capo stazione, se facevano o dicevano anche delle stupidate. Invece così sono entrati già rodati, e poi pian piano nel tempo hanno acquisito maggior dimestichezza e professionalità con l'azienda. Questo è stato il percorso. Io e mio fratello Marco abbiamo vissuto gli ultimi 30 anni dei 60 di storia dell'azienda. Sono stati anni molto importanti, di grandi cambiamenti per il gruppo e per tutto il settore a livello mondiale. Credo che ci siano stati dei macro trend che hanno portato sicuramente questi grandi cambiamenti a livello del settore. Uno è con certezza la digitalizzazione delle tecnologie e di tutta l'economia in generale. E quindi oggi si parla con grande enfasi di 4.0, di smart factory, di sistemi interconnessi. Questo dà grandissimi vantaggi, ci ha permesso di rendere ancora più amiche dell'uomo le macchine, perché tutti parlano di digitalizzazione in termini di grandi opportunità di business. Io sottolineerei questo aspetto di umanizzazione delle tecnologie. Quando si entra in modo operativo
a lavorare in un'azienda di famiglia è sempre una cosa un po' particolare, sicuramente chi ha avuto la mia stessa esperienza sa di cosa parlo, perché in un qualche modo si ha sempre una doppia veste, quella di collaboratore, collega o comunque un giocatore di una squadra, e dall'altra quello di possibile futura seconda generazione di imprenditore. Ricordo che era un periodo estremamente dinamico, di fortissima crescita e anche di fortissimi cambiamenti. Io mi ricordo il fatturato che si fece, gli ordinativi che si fecero nel 93 con la Cina di solo stoccaggio erano intorno ai 20 miliardi di lire. Cioè oggi pensare di vendere le macchine in stoccaggio in Cina fa morire da ridere. 30 anni fa avevamo una realtà mondiale completamente diversa. Quindi poco dopo poi chiusero i rubinetti in Cina e cambiò drasticamente la situazione. Se il mondo entra nel XXI secolo con l'attentato alle Torri Gemelle, che cambierà per sempre gli equilibri geopolitici del mondo occidentale e di quello arabo, anche le nostre vite non saranno più le stesse, afflitte da asfissianti controlli ovunque, dalla paura dominante che la pandemia in corso, non ancora placata, accentuerà. Un ventennio che per la CTBT, oltre all'ingresso in borsa, verrà ricordato per le tante acquisizioni: Citi, Project Engineering, Digital Design, Ancora, Diatex, Mac Abrasive e l'area sulla quale ha costruito la propria logistica. Le acquisizioni sono state una nostra modalità di crescita e di sviluppo a livello di gruppo, molto cosciente, molto consapevole, voluta, con grande determinazione, con grande forza, perché un'espressione che ha usato spesso nostro padre Fausto è che si fanno tre gradini con un passo, cioè si accelerano processi di crescita, si accelerano processi di acquisizione di competenze tecnologiche, di know-how. L'ingresso in borsa, devo dire che ha contribuito in parte a una organizzazione già in atto di tipo manageriale, basata molto su attività organizzative tipiche di aziende che acquisiscono una certa dimensione, con strumenti che sono assolutamente necessari per una corretta e buona gestione. Io ricordo la prima acquisizione che volle fortemente Fausto è stata quella di Nassetti nel 1998, un altro secolo, e nessuno a Sassuolo ha avuto il coraggio di farla. Questa è la verità. C'è stata un coraggioso spirito imprenditoriale con quel pizzico di irresponsabilità che ti fa fare queste cose. Sì. E questo credo che sia stato il nostro passaggio epocale, perché abbiamo scelto di fare un fortissimo allargamento della gamma prodotto e diventare dei player globali, cioè fornitori di una linea completa di produzione. Sono questi gli anni della sicurezza sul lavoro, dello smart working, di un approccio diverso per le imprese al mercato, dell'esplosione del digitale nella comunicazione, ma anche nel contesto produttivo, del rispetto all'ambiente, cambiamenti che condizioneranno anche il settore ceramico, in modo particolare la progettazione da parte delle aziende che producono macchine. Ci siamo resi conto negli anni di quanto è importante promuovere uno sviluppo sostenibile. Oggi credo che nessuno di noi sia disponibile a barattare il progresso economico e lo sviluppo sociale con la penalizzazione delle condizioni ambientali, della qualità di vita e della sicurezza e della salute. Credo che l'anno che abbiamo passato di Covid nel 2020 abbia solo rafforzato questi aspetti, quindi bisogna stare molto attenti a promuovere tecnologie verdi, nel senso che
non solo guardano alla sostenibilità di lungo termine ambientale, ma anche alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro. Quindi la tecnologia, per fortuna, in questo ci aiuta molto, perché ci permette di sicuramente rendere più salubri gli ambienti di lavoro, di alleviare la fatica degli operatori e di rendere più sicuri i processi produttivi. È un tema molto attuale in Italia. Dobbiamo tutti prestare molta attenzione e cercare di promuovere tecnologie che rendono l'ambiente di lavoro più salubre e più sicuro. Basta vedere tutti i sistemi di gestione, di integrazione, di raccolta dati, come posso dire, predizione su quello che sono le manutenzioni, gli interventi da fare sulle macchine. Quindi il digitale è già entrato in modo prepotente nella nostra tecnica e tecnologia ceramica. Questo è già un fatto oggi e domani ancora di più. Il 2016 verrà ricordato per l'ingresso di CTBT alla Borsa Valori di Milano, segmento mercato AIM, ma anche 2500 clienti nel mondo, un azionariato prevalentemente familiare. Tutto ciò consente oggi al gruppo CTBT di guardare al futuro con ottimismo, già che è già presente attivo nel gruppo il secondo cambio generazionale. Questa è una tappa ormai lontana un lustro, è stata una tappa importante perché è stata un'operazione di grande coerenza col nostro piano di sviluppo e quindi con la nostra strategia di crescita, perché fondamentalmente ci ha permesso di capitalizzare l'azienda, perché una delle cose che dobbiamo sottolineare è che in quell'operazione la grandissima parte delle risorse raccolte sono state dedicate completamente alla patrimonializzazione della casa madre, quindi a un aumento di capitale, e questo ci ha permesso di accelerare alcuni driver di crescita, alcuni progetti di sviluppo, sostanzialmente in linea con le nostre strategie di lungo termine, quindi apertura di filiali in giro per il mondo per essere presenti localmente con servizi di assistenza tecnica, con magazzini di ricambistica, con tecnici di assistenza localmente, con sistemi comunque di promozione commerciale, di sviluppo di ingegnerie e anche in parte di produzioni locali. E poi ho qualche operazione di acquisizione mirata che abbiamo citato, non ultimo la ricerca e sviluppo. Quindi sono risorse ingenti che dedichiamo, ecco, considera un 4-5% del fatturato e giro d'affari, significa 7-8 milioni all'anno di investimenti in ricerca e sviluppo. Bisogna capire dove vanno e a che cosa servono. La terza generazione dovrà decidere la terza generazione, però è opportuno che nel caso in cui avvenga sia un ingresso assolutamente motivato e spinto dalla passione, perché non si può avere una grande motivazione, una grande passione per fare questo tipo di attività e assumere certi tipi di responsabilità. Il modo migliore per onorare i primi 60 anni del gruppo è quello di presentare un'infinità di novità. Porteremo quelli che sono i frutti dell'impegno e dello sforzo che è stato continuo anche durante il periodo di più acuto del Covid, del lockdown. Noi abbiamo investito molto sul tema energetico, quindi forni titanio, sistemi di cottura titanio, ma non solo, anche per i forni già esistenti noi abbiamo dei bruciatori speciali che vanno a sostituire i bruciatori esistenti, bruciatori Vulcan, che permettono risparmi importanti fino a un 8%, quindi un investimento relativamente limitato con benefici molto interessanti. Paradossalmente, se noi oggi volessimo dire cosa succederebbe idealmente se noi attrezzassimo una grande parte dei forni del distretto sassolese con la tecnologia CTBT di Energy Saving? Ma sicuramente un grosso beneficio a livello di emissioni,
e credo anche un sogno un po' più tranquilli per i nostri clienti italiani che devono affrontare i prossimi pochi anni di qua al 2030 per rispettare i target che ci ha dato, che ci siamo dati in Europa. Da un punto di vista press, noi abbiamo sviluppato e brevettato un sistema di una nuova centralina idraulica che chiamiamo Start and Stop. Già il nome evoca qualcosa che ha a che fare con risparmio energetico, e in effetti, proprio come Start and Stop delle automobili, è un sistema, è un dispositivo che permette di erogare la potenza alla pressa solo quando è necessario, e mentre nei tempi morti la potenza si abbassa e si abbassa conseguentemente il consumo. Questo ci porta a un risparmio energetico dell'ordine del 25-28% di energia elettrica. Io ricordo il primo mondo ceramico. Bastava aver voglia di far bene e il mondo era grande e generoso. Il mercato, c'è più accanimento, ci sono maggior player come i cinesi, e i cinesi li batti solo facendo qualità e innovazione. Va bene, sì, hanno fatto dei missili e degli aerei, ma a queste cose un po' minute sono più lenti all'innovazione. In altri campi abbiamo presentato proprio durante il fuorisalone la nuova squadratrice Ancora, completamente ridisegnata, più funzionale, più performante. E il nuovo sistema di lappatura ad alte produttività in diretta forno. Questo è un sistema già testato industrialmente, molto molto performante, frutto dell'esperienza e di innovazione Ancora. Progetta full digital. Abbiamo messo a punto la linea full digital che permette una trasformazione radicale, una rivoluzione in ceramica, quindi apre nuovi scenari molto molto interessanti. E anche qui c'è un tema molto importante di risparmio energetico o risparmio in generale e di green, quindi anche un tema ecologico assolutamente importante. Un evento nel quale non si può non pensare, non immaginare il futuro. Come se lo immagina la CTBT, il suo futuro e quello della ceramica? Ci metti molto tempo a trovare un prodotto, un processo nuovo, ma i cicli di vita sono sempre più brevi. Quindi tu lavori di più per portare un prodotto nuovo sul mercato che avrà una vita più breve rispetto a quello che succedeva 20-25 anni fa. Senza far nomi, possiamo citare tecnologie degli anni 90 che hanno avuto una vita utile di ultra ventennale. Oggi noi bruciamo le tecnologie in un lustro e quindi dobbiamo essere più veloci a portarle sul mercato, sapendo che durano meno come ciclo di vita. Questo cosa significa? Significa che ti serve una dimensione minima più grande, cioè la massa critica competitiva oggi è aumentata. E questo è un problema in un tessuto industriale come il nostro distretto, nel nostro settore, dove le PMI sono ancora ovviamente una parte rilevante del tessuto produttivo. Noi dobbiamo pensare ancora di far bene le cose e siamo bravi e capaci. Poi il resto penso che il mercato ci premierà.